Alessia, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Nuovo video di spacchettamenti. Perdonate la mia voce, la mia faccia, perdonate tutto, ma non mi sono ancora ripresa al 100% da un'influenza che mi ha bloccata a letto per diversi giorni. Ho avuto febbre alta, mal di gola, raffreddore, insomma, le ho avute tutte questa settimana e mi sto riprendendo piano piano. Non sono ancora in forma, non sono ancora al top, però ho deciso lo stesso di fare questo video di spacchettamenti perché ho un po' di prodottini nuovi da mostrarvi. Ho ricevuto diversi pacchetti in questo periodo e volevo iniziare con questo del brand K-Time. Io mi sono già sbarazzata del pacco perché era veramente gigante, era enorme, cioè non ci stava nell'inquadratura e quindi ho tirato fuori i prodotti, li ho messi qui davanti a me, ma vi giuro che non li ho ancora guardati bene, non li ho ancora analizzati, non li ho ancora scrutati, non ho ancora letto che cosa sono le loro caratteristiche. Giuro che è la prima volta adesso che li guardo insieme a voi. E K-Time è un brand che appunto produce prodotti professionali per capelli. Non so se l'avete già sentito, per me è stata la prima volta. Ed è stata una piacevole sorpresa poter collaborare con questa azienda perché in questo periodo i miei capelli sono un po' un disastro. Vedo che sono molto secchi, si sono inariditi parecchio dopo quest'estate e quindi mi fa piacere provare qualche prodottino nuovo che non ho mai testato, che non ho mai provato, per vedere un po' che effetto ha sui miei capelli che appunto adesso sono abbastanza disastrosi. Li vedete belli così lucidi perché li applico su un sacco di olio di cocco per andare ad idratarli bene, però veramente quando esco dalla doccia sono secchissimi, sono proprio disidratati. Sarà anche perché magari li devo un po' accorciare, però insomma, sono curiosa di vedere questi prodotti. E una cosa che ci tenevo a dire su questo brand è che tutti i prodotti sono cruelty free e loro ci tengono a sottolineare che non soltanto il prodotto finito è cruelty free, ma anche le materie prime che utilizzano nella produzione dei singoli prodotti lo sono, quindi. E vai, mi piace sempre sostenere le aziende che lottano contro i test sugli animali, quindi è una cosa sicuramente positiva. Adesso passiamo ai prodotti, sono qui davanti a me, non vedo l'ora di curiosare dentro queste scatoline. La prima cosa che vi mostro è questo qui. Non so se riuscite a vedere bene, è questa confezione nera con la scritta dorata e appunto contiene dei prodotti della linea Argan. C'è scritto qua Argan, quindi arricchiti con olio di Argan. Io adesso vado ad aprire e vi faccio vedere quello che c'è dentro. Eccoli qua. Questi sono i prodotti che sono contenute all'interno di questa confezione. La boccettona grande che avete visto, cioè questo, è uno shampoo nutriente con olio di argan 250 ml. Il profumo è molto buono, si sente proprio l'argan. Si sente l'argan, è un profumo molto ricco. Sapete, io adoro i prodotti per capelli, quindi ogni volta che devo provare qualcosa per i miei capelli sono al settimo cielo, sono contentissima. Poi c'è questo che è un boccettino piccolo piccolo. Questo è un olio nutriente per tutti i tipi di capelli. Applicare sui capelli asciutti o umidi e massaggiare con le mani con un pettine, quindi è un olio per capelli. Poi questo barattolone qui che è una maschera nutriente con olio di argan. Non so com'è l'inci di questi prodotti, quindi se qualcuno magari li ha mai provati mi faccia sapere. Io ovviamente vi metto qua sotto nell'info box il link al sito in cui potete dare un'occhiata ai prodotti, potete magari vedere dov'è il rivenditore più vicino a voi, insomma se può esservi d'aiuto. Il profumo è lo stesso dello shampoo e la maschera si presenta così, è molto. Sembra quasi una pomata, è molto ricca. Vederla così è molto ricca. Sono curiosa. Sicuramente farò un video su questi prodotti perché ve li mostro così, ma non è che capite bene le loro caratteristiche, eccetera, eccetera. Quindi voglio fare un video. Di solito dopo gli spacchettamenti faccio i get ready with me, però questo mi viene semplice nei momenti in cui
utilizzo dei prodotti di make up. Qui per prodotti per capelli è un pochettino più difficile, però voglio fare un video e dirvi quali sono le mie impressioni su questi prodotti. Ovviamente se avete dei suggerimenti sul video da fare, su come potrei strutturarlo, scrivetemelo qua sotto e i vostri consigli sono sempre ben accetti, lo sapete. Andiamo avanti con i prodotti, ce ne sono tre ancora. Questo, che lo vedete bene perché ha la confezione dorata e la scritta nera, ed è si chiama Secret Spray ed è un trattamento per capelli, una maschera spray 10 in 1, intensiva, multifunzione, senza risciacquo, per tutti i tipi di capelli, arricchita con olio di argan, anche questa, e per utilizzarla in sostanza bisogna vaporizzarla su tutti i capelli lavati e tamponati, distribuire il prodotto con un pettine e non risciacquare. Quando vedo dei prodotti per capelli che non si risciacquano, mi incuriosisce sempre tantissimo quel prodotto, perché adoro questa cosa del non risciacquare. Essendo molto pigra, cerco sempre dei prodotti che mi portino via meno tempo possibile. Allora, qui ci sono tutte le 10 le proprietà di questa maschera spray. È una maschera rigenerante che riduce il crespo, che protegge dal calore, che conferisce ultramorbidezza, contiene dei filtri salvacolore, consente uno styling più rapido, districa i capelli, conferisce maxi tenuta per l'acconciatura, combatte le doppie punte, cosa molto importante in questo periodo. Io le sto cercando di combatterle, ma sicuramente dovrò dare un'accorciatina ai miei capelli perché sono disastrose le mie punte, ed infine dona corpo e volume ai capelli. La maschera si presenta così, quindi è proprio uno spray, si spruzza direttamente sui capelli, sono 180 ml. Poi altri due prodotti che sono questi qui, e vediamo prima questo si chiama Chic Drops ed è un siero per capelli idratante, districante, lucidante, anche questo senza risciacquo. E la confezione è bellissima perché è tutta sbarluccicosa, tutta così duochrome, si dice così? Qua sotto c'è scritto Final Touch, quindi penso che sia una cosa da applicare alla fine della nostra piega. Allora, si tratta di un siero per capelli idratante, districante e lucidante, aiuta a conferire morbidezza e setosità ai capelli senza appesantirli. Applicare qualche goccia di prodotto sulle lunghezze e procedere allo styling desiderato. Può essere applicato sia sui capelli bagnati che asciutti, senza risciacquo, quindi anche questo. Eccolo qui. Allora, questo ha una pompettina, non è uno spray. Poi passiamo all'ultimo prodotto, che è questo qui. Questo è uno spray protettore antistatico, lucentezza estrema, controllo del crespo, maxi tenuta, disciplinante e rinforzante. Agitare prima dell'uso, vaporizzare in modo uniforme sui capelli umidi o asciutti e procedere con lo shampoo, con lo styling. Anche questo non si risciacqua. Questo si presenta così e la cosa bella è che tutte le confezioni sono diverse l'una dall'altra e fanno molto professional, molto parrucchiere, e questo è appunto uno spray così col vaporizzatore da 150 ml, e anche questo è sicuramente da testare, da provare. Questi sono i prodotti che ho appena tirato fuori dal maxi pacco che ho ricevuto da questa azienda. E se vi interessa qualche prodotto in particolare, fatemelo sapere nei commenti, magari lasciatemi anche qualche idea su come vorreste vedere un video in cui testo questi prodotti. Non so, se avete qualche idea in particolare o vi affidate a me. Ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacione grandissimo. Ciao!